Allora ragazzi, oggi proviamo a fare questo esperimento, vediamo un attimino. Io generalmente mi preparo sempre i video, ma oggi ho pensato di fare questa cosa un pochino casalinga, rispondendo alle domande che mi avete fatto. Me ne avete fatto un sacco rispetto a MetaQuest, il terzo modello, cosa faccio, lo compro, non lo compro, lo cambio. Quindi io mi sono segnato un pochino delle cose, diciamo, principali a cui vorrei rispondere, e infatti me le vado a leggere qua, che ce l'ho da parte, e vediamo un attimino di rispondere a tutti quanti. Allora, innanzitutto la prima cosa che diciamo assilla i pensieri degli utenti in questo periodo è se ha senso fare il cambio da MetaQuest 2 a MetaQuest 3. Ora, fondamentalmente dipende da voi, questa è una risposta abbastanza scontata. Io vi parlo del mio caso in particolare. Io non avrei cambiato il visore, onestamente non pensavo di volerlo cambiare, poi in realtà l'ho ordinato perché mi è venuta la scimmia. Mi era già successa questa cosa con MetaQuest 2. Io all'epoca avevo PlayStation VR ed ero soddisfatto, cioè comunque fondamentalmente c'è da dire che i giochi che c'erano su MetaQuest e su all'epoca Oculus Quest e su PlayStation VR erano più o meno gli stessi, quindi non aveva molto senso neanche allora effettivamente fare il passaggio, era un po' avere un doppione. Però non so perché a un paio di giorni dall'uscita sono impazzito che dovevo averlo. Penso che alcuni di voi mi capiranno, perché magari sono vittima della stessa mia malattia di avere le novità, insomma, di questa curiosità tecnologica, e quindi ho comprato il visore. Ho comprato il visore e in effetti non me ne sono pentito, perché c'era da dire che PlayStation VR aveva tutta una serie di limiti, nonostante fosse collegata alla PlayStation 4, quindi una potenza molto maggiore rispetto a quella che poteva offrire un MetaQuest 2. Effettivamente l'interfaccia utente valeva 100 milioni di volte quella di PlayStation VR, che faceva abbastanza schifo, senza contare i controlli quei gelati lì, insomma, che la sparivano se mettevi le mani un po' dietro, non li vedeva più, ti trovavi le mani su per il sedere. E invece il MetaQuest aveva effettivamente una resa da questo punto di vista eccezionale, quindi l'interfaccia utente proprio 100 anni avanti, il pass through, il fatto di non avere il cavo, quindi di non ingarbugliare più mentre stavi giocando, o anche semplicemente ti stai guardando un film che sembra una cagata, però poi fondamentalmente cominciavi a vedere un film che stavi guardando davanti a te, e quando finiva il film te lo toglievi, cioè eri girato dall'altro lato, non so come è potuto succedere, però succedeva anche questa cosa qua. Poi i controlli assolutamente. Io avevo comprato su PlayStation VR, avevo comprato Arizona Sunshine, che è un gioco veramente molto molto carino, in un altro video dove vi parlo di giochi horror dicevo appunto che nonostante non sia questa grande primizia a livello tecnico, perché comunque stiamo parlando di un gioco molto vecchio, di un gioco che era nato sul primo Quest, io me lo sono goduto tantissimo solo quando l'ho potuto poi ricomprare su Quest 2, perché effettivamente il metodo di controllo su PlayStation faceva veramente schifo, cioè io avevo provato a giocarci ma l'avevo trovato veramente ingiocabile. E mi era dispiaciuto, perché effettivamente il gioco era bello. Invece su Quest, figata pazzesca, me lo sono mangiato, mi sono divertito da morire. E questo è il parallelo che vi posso fare con Quest 2 e Quest 3. Quest 2 sono sicuro che ancora oggi è un ottimo punto di partenza, lo dico anche in un altro video, per chi non ha mai provato la realtà virtuale. È un prodotto ottimo, un prodotto che attualmente costa anche molto poco, e costava anche meno di Quest 3 quando era uscito. Il Quest 2 costava intorno ai 300 euro, mentre invece il Quest 3 siamo a una fascia di prezzo già un pochino più importante per chi vuole provare un visore, insomma siamo comunque sopra i 500, anche se di poco, e potrebbe essere effettivamente per qualcuno un ostacolo. Però ci sono dei vantaggi col Quest 3, che effettivamente innanzitutto una migliore resa grafica. Questo per me, chi mi conosce bene lo sa, non è un grosso problema, nel senso che io non sono uno che guarda tantissimo questo aspetto in un videogioco, però effettivamente
quello che si è visto finora è, insomma, mi sembra un upgrade importante. C'è anche da dire che Quest 2 non è mai stato sfruttato molto bene, perché effettivamente ci sono dei giochi che sono veramente belli su Quest 2. Mi viene in mente Red Matter 2, è bellissimo, se tutti i giochi fossero a quel livello, tanto di cappello. Purtroppo non è così, ma appunto non è tanto una questione tanto di resa grafica quanto proprio di pesantezza di quello che ci gira sopra. Secondo me Quest 3, avendo quella spintarella in più, potrebbe regalare comunque un tipo di esperienza un pochino più fluida, un pochino più interessante, che magari se su una console fissa non è tanto importante, su una console che comunque ce l'ha in faccia e insomma la fluidità in quel caso lì è abbastanza importante rispetto a una console fissa, che magari se c'è lo scattino non mi interessa più di tanto. Poi c'è questa cosa in più della realtà aumentata. La realtà aumentata sembra funzionare veramente bene. Ora, sarà possibile sempre anche su Quest 2, non verrà il visore, infatti non verrà abbandonato, ecco, facciamo una piccola parentesi su questa cosa, perché qualcuno ha paura che il visore venga abbandonato perché adesso esce il terzo modello. Non è proprio così, ce lo insegna anche la storia, nel senso che il primo modello di Quest, quando è uscito il 2, che comunque era molto meglio, non è stato abbandonato da Meta. Per quale motivo? Perché comunque adesso la realtà virtuale è ancora un mercato abbastanza piccolino, di conseguenza nessuno ha interesse a abbandonare un supporto per passare all'altro. Per quale motivo? Perché il mercato, appunto, essendo molto piccolo, se io faccio un gioco che gira su più piattaforme possibili, ho un bacino di utenza naturalmente più ampio, e siccome parliamo di volumi di vendite ancora molto piccoli, per un produttore in questo momento è importante che il gioco che fa vada a finire a più persone possibile. Quindi su Quest 2 continueranno a uscire giochi sicuramente per almeno un altro anno, ma minimo almeno un altro anno. In questo, diciamo, lo svantaggio sarà quello della piattaforma maggiore, cioè dovendo fare dei giochi che funzionano anche su un hardware meno potente, sicuramente non verrà sfruttato a dovere magari l'hardware del Quest 3 per garantire un supporto anche a quello più vecchio. Ma qui non è un problema. Comunque abbiamo visto che i Quest 3 comunque aggiunge potenzialità anche ai giochi vecchi, quindi i giochi già pronti su Quest 2, su Quest 3 funzioneranno meglio, avranno delle aggiunte, e questa è una buona cosa. E alcuni giochi invece avranno proprio delle texture migliorate, avranno tutta una serie di effetti nuovi che funzioneranno solo su Quest 3, ma benissimo, ok? Quello è un più in ogni caso. Il Quest 2 non verrà abbandonato, quindi se avete solo quello e non vi interessa passare subito al terzo modello, va bene, tenetevelo, non è un problema quello. Ci saranno addirittura delle funzioni di realtà aumentata che funzioneranno comunque anche su Quest 2, e adesso se ne vedranno tante. Addirittura dovrebbero uscire una trentina di prodotti con la realtà mista che sono pensati per funzionare su Quest 3, ma che funzioneranno anche su Quest 2, quindi ovviamente con tutte le limitazioni del caso, quindi in bianco e nero, non avranno magari la stessa efficacia, perché comunque il Quest 2 non ha il sensore di profondità, come non ce l'ha nemmeno tra l'altro il Quest Pro, che comunque vi ricordo costava una fucilata, più di 1000 euro, 1800 euro se non mi sbaglio. Infatti io credo che chi ha preso un Quest Pro si è preso una bella fregatura. Io in quel caso l'avevo previsto, l'avevo detto che non era un buon acquisto secondo me, a meno che uno non ne avesse proprio bisogno per qualche motivo a livello lavorativo, perché comunque si trattava di un prodotto pro e quindi si rivolgeva a un mercato che non era sicuramente quello dei videogiocatori. Quest 3 invece ha tutta una serie di funzioni in più, si vede anche meglio, ha le lenti pancake, ha una risoluzione più alta rispetto al Quest 2, ma anche rispetto a Quest Pro, e questo è un buon vantaggio. La realtà mista sembra veramente una figata, io sono molto curioso di provarla. Dalle cose che sono viste finora sembra veramente funzionare molto meglio di quello che io mi aspettavo. Sembra che veramente le cose che tu vedi in questa
in questa realtà mista siano effettivamente ancorate molto bene sui corrispettivi reali. Quindi se tu metti un oggetto sul muro, effettivamente sembra che rimanga ben ancorato sul muro e che non dia la sensazione di artificiosità della cosa che magari si sposta un pochino perché non è ben piazzata dove l'hai messa, così come se l'hai messa sul tavolo. Comunque, mancano pochi giorni, arriverà tra poco e appena l'avrò provata vi potrò dire con le mie impressioni in merito. Sembra che comunque chi ha già provato in anteprima il visore negli Stati Uniti sia stato molto soddisfatto di questa cosa. E quindi niente, questa realtà mista mi intriga sia per i giochi che per le attività didattiche, sembrano veramente fighe, tipo il Piano Vision, che è l'applicazione che hanno fatto vedere con la ragazza che imparava a suonare il pianoforte. Ecco, per me quella cosa lì è fighissima, io sono molto curioso di provarla perché ho sempre desiderato imparare a suonare il piano, poi per un motivo o per l'altro non mi sono mai dedicato a questa cosa, però magari con la scusa del giochino, un po' come uno magari suonava la chitarra con Guitar Hero, che però chiaramente era proprio un giochino, suonando Guitar Hero diventavi bravo a giocare ma non imparavi minimamente a suonare la chitarra. Invece in questo caso stiamo parlando comunque di fare dei veri accordi che possono funzionare al di fuori del gioco, che poi non è proprio un gioco, ecco, diciamo, però comunque che possono funzionare al di fuori dell'applicazione e possono essere impiegati anche su un vero e proprio pianoforte. Quindi quella lì è una cosa bella, e per quello e per tante altre cose potrebbe veramente essere molto bella la situazione con questa realtà mista. Mi incuriosisce, vedremo quanto verrà sfruttata, però sicuramente è una delle cose che mi ha fatto decidere di passare a Quest 3, perché appunto volevo provare in prima persona questa roba il più presto possibile, volevo rendermi conto di come funzionava bene, se funziona davvero come ci hanno fatto vedere nei filmati. Allora, la versione 128 per tanti è anche quello, è un dubbio, la versione a 128 o la versione a 512? Ora, la versione a 512 è già esaurita, quindi al momento se voleste fare la pazzia improvvisamente, se vi siete svegliati come mi sono svegliato io una mattina e avete deciso di prendere Quest 3, la versione a 512 ormai non è più disponibile per il momento. Naturalmente poi tra qualche settimana suppongo che gli stock verranno aggiornati, quindi sarà di nuovo possibile comprarla. Per qualcuno però appunto c'è questa domanda: 128 giga mi bastano? Ormai sono pochi anche su un telefono. Ora, io il Quest 2 avevo la versione più grossa, perché effettivamente quando l'avevo comprato era successa la cosa al contrario. Era successo che io volevo comprare la versione più economica e invece quella era esaurita. L'unica disponibile era la 256 giga. Ora, effettivamente 64 erano molto pochi, ma erano comunque sufficienti, nel senso che i giochi Quest non occupano molto spazio, quindi quella poteva essere sufficiente. Bisogna anche vedere che tipo di giocatori siete, nel senso che per me quella da 500, da 256, parlando del 2, è stata sufficiente. Comunque io non è che ci ho installato chissà quanti giochi, però ce ne ho messi. Ora, diciamo che la maggior parte dei giochi che voi magari metterete su Quest saranno tutta una serie di giochini, applicazioni abbastanza piccole. Cioè, il genere di gioco che io mi aspetto di tenere sempre installato su Quest è Beat Saber, il mini golf, il ping pong, cioè comunque una serie di esperienze che non occupano molto spazio e sono poi quelle che probabilmente andrete a giocare più spesso. Il gioco più grosso, che può essere l'avventura, è un gioco che poi non è il gioco mordi e fuggi, cioè è il tipo di gioco che voi comprate, ci giocate, lo finite, vi divertite, ma poi non è che io ogni tanto mi viene in mente di dire adesso mi faccio di nuovo una partita Resident Evil 4. Cioè, una volta che Resident Evil 4 l'hai finito, difficilmente penso che te lo rigiochi 50 volte o che ci fai una partita tanto così per farcela, no? Sono avventure che hanno un inizio e una fine, non sono giochi mordi e fuggi. Quindi, per la gente molto pigra come me può essere anche comodo avere la versione più grossa, perché magari non avete voglia di disinstallare, installare sempre il gioco la volta che vi viene voglia di giocarci. Però è anche vero che appunto l'avventura difficilmente una volta finita ve la rigiocate,
e se ve la volete proprio rigiocare ve la potete riscaricare, ve la giocate, poi la ricancellate. Quindi non credo che ci sia tanto bisogno di avere il taglio più grosso, penso che quello a 128 giga sia più che sufficiente. È anche vero che sono anche sicuro che tra un anno i giochi che usciranno su Quest magari tendenzialmente cominceranno a essere un po' più grossi rispetto a quelli che, a cui siamo abituati adesso, quindi potrebbe esserci anche il gioco che pesa svariati giga. In ogni caso su Quest io al momento comunque continuo a faticare a pensare che domani avremo dei giochi da scaricare che sono 60-80 giga, ecco. Quindi state abbastanza sereni, io penso che quando il gioco sarà grosso e sarà 10 giga sarà tanto. Poi potrei essere smentito, ma continuo a dirvi, in ogni caso 128 secondo me per il momento bastano. Bastano, lo scaricate il giochino, ci giocate, lo cancellate e ne caricate un altro. Non credo che questo sia un problema, quindi state pur sereni. Se non volete spendere quei 150 euro in più, andate tranquilli, compratevi la versione a 128 e state sereni. Poi se per voi non è un problema metterci quel 150 euro in più, che una volta che fate la spesa va bene, allora buttateceli sopra e prendetevi la versione più grossa, così non avete il fastidio di dover cancellare le applicazioni. Però secondo me davvero 128 sono sufficienti. Poi bisogna anche vedere appunto che tipo di giocatori siete. Se mi dite io ci gioco solo col PC, o comunque tendenzialmente ho interesse di giocarci principalmente collegato al PC, perché questa cosa, ecco, va, apro una piccola parentesi per chi magari stesse guardando questo video e non ha ben presente di cosa si tratta. MetaQuest è un tipo di visore che funziona stand alone, cioè è indipendente, non ha bisogno di essere collegato a un altro aggeggio come può essere PlayStation VR ad esempio. Cioè non vi serve avere un computer, non vi serve avere un PC, non vi serve avere una console per giocare con il MetaQuest. Il MetaQuest ve lo mettete in testa e ci giocate, lui all'interno ha un piccolo computer ed è completamente indipendente. Chiudo la parentesi. Quindi comunque, ritornando a noi, se avete invece intenzione di giocarci principalmente usandolo come un visore PC, potete farlo. In questo caso chi se ne frega, vi va bene anche comprarvi allora un Quest 2 usato, che funziona benissimo, è una figata, lo potete collegare a un PC, spendete meno e ci giocate soltanto con i giochi PC. Quindi in questo caso il problema non si pone, cioè, tanto lo usate semplicemente come un accessorio, ok? Altra domanda, e se poi lo uso poco? Se poi lo uso poco sono soldi buttati. Allora, io... boh, questa cosa ogni tanto la sento dire, però non me ne capacito, nel senso che in che senso se poi lo uso poco? Perché se per voi usare una cosa poco vuol dire non usarla tutti i giorni, allora non so cos'è che usate tanto, cioè il cellulare usate tanto, che lo usate tutti i giorni, ma fondamentalmente questo per me può valere per qualunque cosa. Ad esempio le console, io console le ho sempre avute tutte, sono un grande appassionato di videogiochi. Io compro la console, però poi non è che io la console accendo tutti i giorni, l'accendo quando esce il gioco che mi interessa, e può essere anche che esca un gioco all'anno, ok, che mi interessa di giocare, quindi la console l'accendo una volta all'anno. Quindi cosa succede? Vuol dire che io ho buttato i soldi? No, per il mio punto di vista non ho buttato i soldi, ho comprato quella console per giocare a quelle cose che mi piacciono, che possono essere che magari in un mese ne escono tre e non ho magari il tempo nemmeno di dedicarmici, e può essere che invece lo uso tutti i giorni. Quindi Quest 3 lo userete tutti i giorni? Io non lo so, potenzialmente lo potreste anche fare, perché se anche non lo usate per giocare o non lo usate per alcune applicazioni particolari di realtà mista, potreste decidere, comunque questa, ecco, della realtà mista potrebbe essere un'opzione valida, nel senso che potrebbero essere effettivamente in uscita una serie di funzionalità per la realtà mista. Mi viene in mente ad esempio il fatto di poterla collegare al computer
e poterlo utilizzare come ufficio virtuale, quindi avere monitor davanti a me. Io adesso uso due monitor per lavorare, uno è quello del MacBook, quindi un 13 pollici molto piccolo, io faccio fatica effettivamente a usarlo, e uno invece, adesso non ricordo se è un 27 pollici, comunque un monitor più grosso, e quello è, diciamo, lo utilizzo di più, che è quello che ho qua di fianco, voi adesso non lo state vedendo, perché appunto ho bisogno di avere uno schermo più grosso per leggere meglio, io non vedo molto bene, quindi il monitor del Mac è piccolino, lo utilizzo per cose accessorie, per spostare roba sul desktop, magari cartelle, via dicendo, che poi trasferisco sopra il monitor più grosso. Il fatto di poter utilizzare ad esempio MetaQuest con la realtà aumentata, quindi avere la visione del mio ufficio così com'è, ma quindi vedere la mia tastiera, vedere i miei due monitor veri, ma vedere anche comunque dei monitor più grossi, magari 80 pollici di monitor davanti a me, quello potrebbe essere un buon utilizzo quotidiano per me, lavorare col visore in faccia. Io non la vedo come come un'ipotesi molto lontana dalla realtà, per me potrebbe essere effettivamente una cosa molto interessante. Però potreste anche voler utilizzare MetaQuest per vedere dei film, ad esempio vedere il cinema. Io non lo utilizzo molto perché finora lo puoi fare soltanto in realtà virtuale effettivamente, quindi all'interno di un cinema, che è fichissimo. Però ora ci aggiungi un Pocket Quest 2, non è che abbia tutta questa grande risoluzione, ma anche lì a me non è che interessa tanto vedere il film in 4K quanto il fatto di avere lo schermo veramente gigantesco. Quello per me è una cosa bella, però c'è da dire che la realtà virtuale ti esclude un pochino dalla tua quotidianità. Cioè, a me non piace molto, se ci gioco è fichissimo, essere completamente da un'altra parte è molto immersivo, è molto bello. Però se lo utilizzo ad esempio per vedere un film, a me non piace l'idea di avere in casa delle cuffiette e una cosa che mi esclude dalla realtà, che magari nel frattempo mi prende fuoco casa e io non me ne accorgo perché sto guardando un film. Ecco, il fatto di poter invece avere comunque la possibilità di non essere completamente escluso dal mondo reale e poter magari vedere un film in uno schermo gigantesco, più grosso del mio comunque buon 55 pollici che ho in salotto, potrebbe quello essere un gran bel modo di lavorare, di guardare, comunque di utilizzare il visore, vedersi dei film magari mentre appunto sei seduto sul tuo divano e non sei completamente escluso dal mondo. Quindi hai il tuo monitor gigante, però se qualcuno arriva di fianco, ti parla, se ti suonano la porta, te ne accorgi. L'altra cosa che potrebbe essere interessante, in effetti, nella realtà mista ci sono tante cose. Ad esempio, che ne so, potresti avere appunto alcune finestrelle. Quindi quante volte magari siete lì, che ne so, che state facendo qualcosa, state cucinando, state pulendo casa e vi attaccate alla TV, però non potete effettivamente vedere quello che state seguendo. E invece potrebbe essere carino anche questa cosa di poter dire, ah, va bene, io c'ho il visore in faccia, una piccola porzione della mia visione è occupata dal film che sto guardando, dal YouTube, quello che volete, però nel frattempo state facendo anche altre cose. Ecco, questa potrebbe essere una cosa anche interessante. Quindi questa cosa della realtà mista potrebbe effettivamente farvelo utilizzare di più. Però in ogni caso, se anche non lo usate tutti i giorni, non lo so, dipende un po' da voi, ve l'ho detto prima, cosa intendete per usare poco. Per me, anche se lo accendo una volta ogni tanto, vale comunque la pena per fare certe esperienze. Se per voi invece utilizzare una cosa tutti i giorni è indispensabile, pensateci un attimino, io non sono di questo avviso. Altra cosa sulla realtà, ad esempio, mista, che è molto interessante, è la possibilità di utilizzare il Game Pass di Microsoft. È stato ufficializzato da dicembre, ci sarà possibilità di utilizzare il Microsoft Xbox Game Pass su Quest 3, penso anche su Quest 2 in realtà, e sarà una figata. Perché fondamentalmente comprando Quest sarà un pochino come avere un Xbox, perché facendo il servizio abbonamento Game Pass, che è quella specie di Netflix per i videogiochi fornito da Microsoft, quindi voi pagate un abbonamento mensile, avete accesso al suo catalogo di giochi e lo potete giocare
su appunto una televisione gigante che non esiste, vi mettete il Quest in faccia, però potete giocare, diciamo, non in realtà virtuale, con i giochi normalissimi di Xbox, ma ci giocate tramite Quest, ovviamente a patto di avere una buona connessione internet, perché naturalmente il gioco non va scaricato sul visore perché non è un Xbox, ma ci giocherete in remoto, quindi sui server di Microsoft. Questa però secondo me è una cosa veramente fighissima, quindi io ad esempio sono molto tentato di fare l'abbonamento Game Pass almeno per provarlo e vedere un pochino, e potrei, se la mia, diciamo, la mia connessione, che non è molto veloce, regge, potrebbe essere molto bello il fatto di poter giocare con i giochi Xbox, che anche lì magari non ce ne sono tantissimi che mi interessano, però insomma alla fine il Game Pass non costa molto, potrebbe essere un altro modo di sfruttare il visore anche per giocare con dei giochi che finora non ho, magari ho soltanto visto. Io ad esempio mi vorrei giocare quello di Capcom, adesso non mi sovviene il nome, del ragazzino col braccio bionico, quello quando l'ho visto era veramente figherrimo e me lo volevo giocare, ecco, questa potrebbe essere un'occasione per provarlo. Quindi anche questa cosa del Game Pass può essere una buona opzione, perché invece di comprarvi magari una console Xbox, anche quella, anche una S, per i contenuti digitali, potreste fare questo pensierino, dire: mi prendo il visore e mi gioco tutti i giochi Game Pass su un super monitor 80 pollici. Questa è secondo me un buon affare. Passiamo all'ultimo pezzo. Allora, l'ultimo pezzo, Referral Link. In questi giorni sono girate un po' di voci che questa funzione fosse solo per chi acquistava un MetaQuest 2, perché la promozione è nata con MetaQuest 2 e nella, diciamo, nelle condizioni della promozione c'era indicato MetaQuest 2. A me sembrava strano che questa roba non funzionasse con 3, mi sembrava veramente assurdo. E infatti, nonostante le voci che dicevano che no, non funziona su Quest 3, non funziona, invece no, dovrebbe funzionare perfettamente. Quindi tutti quelli che hanno utilizzato in questi giorni il mio referral, siete stati in tanti, grazie. Quando vi arriverà il visore, se voi non avevate già un account Meta, quindi non avevate già un visore, ma avete fatto l'account da zero, avrete 30 euro anche se acquistate un MetaQuest 3, perché effettivamente stamattina ho controllato e sono cambiati i termini e condizioni. Quindi adesso non riporta più la scritta MetaQuest 2, ma la promozione, adesso vi lascio anche l'immagine a schermo, la promozione include MetaQuest di tutti i tipi, cioè un visore Meta qualunque. Di conseguenza, chi ha fatto chi si è iscritto tramite il mio link avrà 30 euro di bonus da spendere sullo store. Benissimo. Vi lascio anche comunque i codici ai giochi, anche quella cosa lì. Se voi prima di acquistare un gioco controllate qui sotto, vedete un gioco che vi interessa, se lo scaricate tramite il link che io vi lascio, avrete il 25% di sconto. Ok? Vi lascio degli altri link qui, potete vedere le finestrelle, cliccate dappertutto. Ho fatto un video secondo me molto caruccio, non è stato indicizzato bene da YouTube finora per il momento, perché vedo che ha poche visualizzazioni. Se la gente lo cerca, non lo cerca nello specifico, non lo trova. È un video dove parlo davvero in modo facile di realtà virtuale e la spiego a tutti, per cercare di far capire la realtà virtuale alle persone che magari non ne sanno niente. Non è poco frequente vedere gente che dice che è una cavolata, ma poi se gli chiedi non l'ha mai provata. Ecco, in questo video vi spiego perché è una figata, perché la gente pazza sbatte contro i muri mentre ci gioca, che è una cosa che apparentemente per uno che non l'ha mai provata potrebbe essere una cosa assurda, invece ha completamente senso. Vi spiego il motivo. Secondo me è un bel video, dateci un'occhiata, ve lo lascio qua. E poi vi lascio anche dei video dove vi parlo dei giochi assolutamente essenziali da avere, i giochi horror, ve li metto qua, i giochi horror, belli, belli, belli da scaricare, sono fantastici. Attenzione chi ha problemi di cuore, perché veramente giocare in realtà virtuale giochi horror è una cosa incredibilmente pazzesca.